La PMS Manita al Torino si ritrova dopo il break estivo al centro sportivo Seasport di Torino per il primo giorno di preparazione, in attesa di scendere in campo il 5 ottobre con la prima partita di campionato. Tante le novità, a partire da un nuovo coach, Luca Becchi, il primo dei due stranieri in squadra, Devion Barry, ma anche conferme come quelle di Mancinelli, Amoroso e Gergati. Ascoltiamo le prime impressioni da parte del direttore sportivo della squadra, Renato Pasquali. I prossimi passi, cominciare a mettere la squadra in condizione per presentarsi al meglio per l'inizio del campionato e nel frattempo cercheremo di aggiungere il tassello mancante. Stiamo facendo delle valutazioni, siamo entrati nella fase dove quelli che avevano delle aspettative economiche un po' più alte potrebbero scendere e magari accettare anche delle proposte un po' più meno esigenti e noi siamo pronti a valutarle e tenere in considerazione anche del fatto che il CONI, gli uffici del CONI fino al 25 non saranno aperti, quindi non potremo presentare documentazione per richiesta del visto. Ci siamo presi qualche altro giorno per valutare, per vedere se qualcuno ci viene a bussare alla porta e noi siamo qui in attesa e aspettiamo. 5 ottobre è la prima giornata di campionato, peraltro un bel derby perché la PMS gioca contro il Biella. Di qui al 5 di ottobre le amichevoli, i prossimi appuntamenti quali sono? Avremo il 30 la prima amichevole, poi faremo qualche torneo, andremo giù a Pistoia a giocare un paio di partite le faremo a Casal Pusterlengo e con le squadre che stanno qui nella zona tipo Casal Pusterlengo o Omegna faremo qualche amichevole con loro, giusto per rodare la squadra, per che si conoscano, perché possiamo capire quello che è poi il potenziale che ci può dare ogni giocatore nei momenti che poi conteranno. Allora, un forte in bocca al lupo. Grazie.